ci manca. Siamo oggi a Samarea con Mario Venuti, che fra qualche ora si esibirà sul palco di Piazza Cavour. Allora, intanto benvenuto. Grazie. Ci dai qualche anticipazione sul concerto di questa sera? Ma guarda, il concerto ci sono cinque canzoni circa dell'ultimo album, Il tramonto dell'Occidente, e poi per il resto sono le mie canzoni, insomma, quelle che nell'arco di 20 e anche più anni, perché c'è anche qualche canzone dei De Novo in scaletta, e, insomma, sono le canzoni che mi hanno fatto conoscere al grande pubblico. Ecco, parliamo un po' del Tramonto dell'Occidente, che è il tuo ultimo album, un titolo significativo, è un po' l'imbrunire di valori e principi della nostra società. Sì, devo dire che ci è sembrato onesto, dico ci perché è un disco che è stato scritto assieme a Francesco Bianconi, il leader dei Baustelle, e a Caballà, quindi insomma nasce come disco collettivo, però diciamo, poi me lo sono intestato io come interprete, perché insomma poi alla fine le canzoni sono state tutte filtrate dal mio modo di interpretare le canzoni, però ci sembrava doveroso in questo momento così difficile che stiamo attraversando, diversi anni, la crisi economica e anche una generale crisi così di valori, un senso di di decadenza della nostra civiltà, che ci ha spinti a proporre questo disco, che forse insomma è una scelta coraggiosa, perché spesso nei momenti difficili gli artisti preferiscono insomma puntare sull'evasione, sull'ottimismo a tutti i costi e sul divertimento, insomma, per esorcizzare magari i momenti difficili. Noi abbiamo trovato più onesto invece prendere di petto il momento difficile che stiamo attraversando, sviscerarlo e anche senza piangerci addosso, però anche cercare delle vie di uscita. Mario Venuti, quindi, che passa dal romanticismo ai temi più sociali. Sì, sicuramente è un disco meno intimista rispetto ai miei, non ci sono canzoni d'amore, e poi c'è questo modo di... che poi in fondo Franco Battiato è stato, come dire, è un disco che deve molto a lui, la trilogia degli anni Ottanta, l'era del cinghiale bianco, Patriots e La voce del padrone sono dei dischi, come dire, sono un modello per questo modo di mescolare la cultura alta e la cultura bassa, l'ironia, il sarcasmo feroce, con invece degli elementi di grande profondità filosofica, eccetera. E quindi ci siamo divertiti un po' a seguire questa falsariga, perché ci sembrava giusto, ci sembra ancora insomma una formula ancora, allora si chiamava postmodern, ci sembra ancora attuale da riproporre. Presento questa magnifica band. Maestro Pierpaolo Latina alle tastiere e voce, Donato Emma alla batteria, Antonio Moscato al basso,
Polessi alle percussioni, Luca Galeano alle chitarre. Hai parlato di nomi illustri che hanno collaborato con te, c'è qualcuno con il quale invece vorresti collaborare? Beh, sono tanti nomi, a parte i miei miti musicali, Elton John, Caetano Veloso, giusto per citare quelli che ancora sono, però chissà, sono veramente dei sogni. Poi per un autore, insomma, il mito è sempre, almeno in Italia, è Mina, quindi avere una canzone cantata dalla più grande interprete italiana è sempre un grande obiettivo, un grande sogno da realizzare. Quanto conta la tua sicilianità nei colori, nelle tue melodie, nelle tue canzoni? Ma devo dire, la Sicilia è sempre stata sullo sfondo delle mie canzoni, però non una Sicilia oleografica da cartolina, ma sempre ho cercato di proporre una Sicilia attuale, contemporanea, e quindi non ricorrere a queste immagini così un po'... non so, sono un'idea di Sicilia che forse non c'è più, che alcuni cantanti amano riproporre. Io ho sempre trovato più onesto guardare la Sicilia vera, quella che c'è, quella che ho sotto gli occhi. Grazie, un saluto ai nostri telespettatori. Un saluto agli ascoltatori di Canale Sicilia da Mario Venuti.